12 novembre 1933. Facendo leva sulla debolezza della Repubblica di Weimar, la forte insoddisfazione del popolo tedesco colpito da una grave crisi economica e la promessa di un riscatto dalla disfatta della Prima Guerra Mondiale, il partito nazista vince le elezioni in Germania. Più di 17 milioni di tedeschi danno fiducia al cancelliere del Reich Adolf Hitler, che governa la nazione dal 30 gennaio dello stesso anno. Ora, con la vittoria alle elezioni, Hitler ottiene i pieni poteri. Inizia una delle pagine più nere della storia del Novecento.